mafie politica, ad esempio, in coincidenza con l'inizio dei primi processi su quell'inconfessabile intreccio. Signor Buscetta, come si trova qua in questa parte? Non sto male, per la verità non sto male, però la mia terra è la mia terra. Preferirei stare in Italia. Ha mai pensato ad un possibile ritorno in Italia? Molte volte ci penso, anche perché sono un libero cittadino, ho la possibilità di scegliere, ma le autorità italiane non sono molto contente se io optasse per tornare in Italia. Mi preferiscono all'estero. E forse hanno ragione. Problemi di sicurezza? Certamente. Ma lei ritiene di essere diventato, di essere più bersaglio oggi che ha aperto il fronte delle rivelazioni sui rapporti tra mafia e politica? No, non credo. Questo pericolo è nato insieme al mio primo giorno di collaborazione con la giustizia. Signor Buscetta, lo sa che c'è un altro personaggio di altissimo livello della mafia che vive qua negli Stati Uniti, anche se lui no, non lo fa per scelta, è incarcerato, Gaetano Badalamenti. Lei sa che è detenuto qui? Sì, io so che è detenuto qui, ma per la verità non so dove. Anzi, non l'ho mai aperto attraverso il Dipartimento della Giustizia americana. Badalamenti Gaetano, matricola 10537/054, nato a Cinisi, Palermo, il 14 settembre del 1923. Detenuto nel carcere federale di Memphis, 1101 John A. Denny Road, strada statale 40 East. Gaetano Badalamenti, il boss di Cinisi, il capo della commissione che guidò la mafia sino alle soglie degli anni Ottanta. L'ultimo padrino sopravvissuto ai massacri dei corleonesi e alle tentazioni della collaborazione, del pentitismo. Badalamenti è il privilegio di più incontri in barba ad ogni consolidata regola mafiosa. Con sbirri e magistrati uno può essere costretto a parlare, quei giornalisti no. Come sta? È un piacere. Bene, grazie. Bene, grazie. La ringrazio di aver accettato questo incontro. Prego. Tanto siamo a sederci. Grazie. Se non sbaglio è la prima intervista in assoluto che lei concede. Non ha mai incontrato giornalisti sino ad oggi. No, no. È la primissima. Parliamo un attimo, se lei vuole, se ha voglia di commentare assieme, ecco, la figura di Gaetano Badalamenti per come la conosce il grande pubblico italiano. Credo sia diversa da quella che effettivamente è. Bene, quindi cerchiamo di andarla a chiarire. Allora, per il grande pubblico diciamoci che c'è, sulla base del racconto di collaboratori di giustizia o pentiti, come uno li voglia chiamare, la descrizione di un Gaetano Badalamenti che è stato un grande capo che governava la mafia in Sicilia sino agli anni 70. Intanto non la trovo appropriata la collaboratore di giustizia, perché io vedo la giustizia una cosa e la legge un'altra cosa. Come le vedo io però? Certo, ci aiuti a capire meglio. Giustizia e legge. Lei ha chiamato i pentiti collaboratore di giustizia. Collaboratore della legge, diciamo così. Non fanno giustizia. Cosa intende lei per collaboratore? Perché io intendo una cosa diversa da quella che intende lei, credo, e spero di sbagliarmi. Diciamo che ci sono persone che hanno testimoniato lanciando delle accuse, adesso io non voglio entrare nella loro moralità. Hanno testimoniato ammettendo delle colpe e accusando degli altri di alcune colpe. Per uscire dal carcere, per avere queste laude compense. Bene, questo è la sua legittima. Io di quello che mi riguarda, credo di avere dimostrato più di una volta, e sono sempre nelle condizioni di dimostrare,
quello che mi riguarda, perché poi io non conosco tutte le dichiarazioni di questi pentiti, che hanno detto delle bugie. Io dico semplicemente che nel 1984, quando decisi di collaborare con lo Stato, non esisteva nessuna legge di premiale per i pentiti. Anzi, ero solo. Non mi è stato offerto nessun vantaggio, non mi è stato offerto nessun aiuto economico, e il primo aiuto economico che io ho ricevuto dello Stato italiano è stato nel 1992. Non ci sono pentiti manovrati. Io non sono manovrato nel 1984. Il 16 luglio del 1984 non sono stato manovrato. Mi sono offerto spontaneamente alla giustizia italiana, senza accordo. Il fatto è che fino a quando si è parlato di malvivenza, tutto è andato bene. Ci sono stati gli Osanna, gli Evviva. Oggi che si è aggiustato il tiro su per parlare di altre cose, abbasso i pentiti, siano chi siano. Lei ha detto capo. Boss dei boss, scrivono. Sì, anche ho sentito quello che ha detto Buscetta alla Pizza Connection, ho sentito la conclusione del mio avvocato, anche il mio avvocato. Diciamo, chiamiamolo Mr. Kennedy. Ha fatto la conclusione del quello che qui chiamano summation, il riepilogo. E la sua conclusione è stata quella del boss dei boss. Io non so se veramente esiste questa cosa che in Italia avete chiamato teorema Buscetta. È stato chiamato così. Io sono stato imputato nel processo di Catanzaro molto prima che Buscetta. Ho letto qualche libro, giornale, prima si chiamava Commissione, dopo Buscetta l'ha chiamato Cupo. Prima si parlava di mafia, dopo si parla di Cosa Nostra. Ma io non sono un esperto di tutte queste cose. Chi è Gaetano Badalamenti? Può darci una sua, un suo ritratto da compartecipe dell'organizzazione mafiosa? Mi scusi, lei cosa vuole sapere di Gaetano Badalamenti? La sua carriera mafiosa o chi è Gaetano Badalamenti? Mi scusa la precisazione, ma... Un po' l'uno, un po' l'altro. Un po' l'uno, il un po' boss, il livello di Badalamenti mafioso è... E il livello di mafioso è elevatissimo. Badalamenti ha raggiunto di essere il capo dei capi della Cosa Nostra. E lo ha fatto per pochi anni, ma ha raggiunto questo livello. Per quanto riguarda la sua intelligenza... Io vi pregherei di non curarvi molto dell'aspetto della persona, ma io personalmente, come disse una volta in un'aula di tribunale, lo considero il Richelieu della mafia, perché ha l'intelligenza di un Richelieu. Lui conosceva tutti gli intrighi mafiosi e credo, malgrado la distanza, che li conosca anche oggi. Badalamenti? Tutto il contrario di tutto, boss dei boss, viene posato dalla commissione per ragioni non chiarite. Si parla di droga, di non droga. Ecco, Badalamenti è la droga. Io non voglio entrare nel merito dell'indagine, non mi spetta, non li conosco, non li so, non devo giudicare. Però da competente mafioso io dissi, a me risulta pressoché impossibile che Badalamenti abbia trafficato in droga, in quanto non poteva avere agganci con Cosa Nostra, perché è espulso nel 1978. Io qua dopo gliela mostro qualche cosa che mi fa pensare. La droga è stato un paravento, dovevano mettere qualche cosa davanti,
dovevano dare in pasto qualche cosa al pubblico e hanno dato la droga. Che cosa c'è più condannato alla droga oggi? Niente. Il terrorismo. Cosa che a quanto pare io non sono dispiaciuto se pensano che il terrorismo o la droga a me non piace, perché a me non piacciono né l'una né l'altra. Terrorismo intende la violenza per le strade, comunque, le rapine, le cose violente che possono mettere a rischio gli innocenti. Tutto quello che è terrorismo, tutto quello che non è giusto fare. Sequestri di persona, ad esempio, queste cose. Non le vedo bene. Tutto quello che non è giusto fare, io lo chiamo terrorismo. E lei era contro questi atti? Lei era sempre contro questa logica? Lasci stare queste fantasie. Io sono contro queste ingiustizie. Un momento fa abbiamo parlato di collaboratore di giustizia e collaboratore di legge. Io vedo la giustizia una cosa e la legge un'altra cosa. Quelli che amministrano la giustizia, quelli che amministrano la legge non possono amministrare la giustizia, perché devono seguire un codice, devono seguire un ordine. Questi applicano la legge, invece c'è chi applica la giustizia? Sì, la giustizia io la vedo diversamente, una cosa giusta. Si possono fare anche cose brutte, se sono giusti a farsi. Cioè ci può essere un atto fuori legge che però è giusto, che va fatto, certo, lei dice. Certo, così, preciso. Quello che io non ho saputo spiegare, ma mi ha aiutato lei, grazie. E per esemplificare ancora, ammettiamo ci fosse un violento che uccide la gente per la strada ingiustamente, sarebbe un atto di giustizia ucciderlo, farlo uccidere? Per me sì, per il mio punto di vista. È vero, io qualche volta ho ammesso anch'io nei miei interrogatori che mi consideravo più che altro un uomo che agivo con giustizia, perché dettomi è in quanto il tizio che si doveva giustiziare era un individuo che era stato discusso e dopo condannato, quindi mi ritenevo più che altro un uomo che avrebbe fatto il suo dovere giustiziando. È una mentalità che ho cambiato, è una mentalità che non mi riconosco più in questa. Le ricorda niente questa data, signor Badalamenti? Sicuramente la ricorderà, 30 giugno del 63. Credo che sia proprio quella quando sono cominciati i miei guai. È la data di una bomba, di una strage. Sì, sì, sì. Sì, la strage sì, di Ciaculli. Sì, sì, sì. Una Giulietta imbottita. Sì. Vedi che sfortunato sono. Perché la fa risalire a quella data? Contro le bombe e i miei guai sono cominciati con quella bomba. E mi può spiegare questo? Sono stato processato. Da quel momento in poi non sono stato più lasciato in pace per niente, perché prima di quella data credo che non c'erano nei miei riguardi presupposti di mafia, di capomafia, di tutte queste cose che sono venute dopo. Le devo ricordare una cosa. In quei tempi, credo che voi giornalisti avete fatto di tutto per farmi apparire un mostro, e la ringrazio ora. Cercherò di dire che io ne ho solo una faccia, non due, come oggi si potrebbe dire, perché in Italia contro la droga, negli Stati Uniti, questo gran boss della droga. Nel 1963 una macchina imbottita di, non so di che cosa, di tritolo, di esplosivo, uccise 8 agenti dello Stato. Tutti nell'ambiente di Cosa Nostra gridammo allo scandalo e decidemmo che il colpevole sarebbe stato punito. Negli anni 70
Avevamo saputo perfettamente chi ne era il colpevole, Cavataio, ed è stato sentenziato dalla mafia in virtù di quell'errore, perché consideravamo quello una cosa da terrorismo. Era una cosa che non si era mai verificata. Però nell'90 ci ritroviamo con cose ben più peggiori di quelle che aveva fatto Cavataio. Cavataio aveva dato degli indirizzi specifici per colpire uomini d'onore. Invece nel 1992-93 ci troviamo con bombe che colpiscono anche gente innocente, che non hanno niente a che vedere né con la giustizia né con Cosa Nostra. Mi pare che una figura chiave rispetto alle accuse che la riguardano e comunque nelle vicende anche umane e personali sia Tommaso Buscetta. Buscetta non credo di avere dimostrato amicizia nei miei riguardi. Buscetta ha cercato di dire la verità in tante cose che mi ha fatto male e in tante cose che non mi ha fatto male, però ha cercato di dire la verità. Non credo che siano parole di amicizia. Signor Badalamenti, sempre su Buscetta, ecco, possiamo parlare un attimo degli incontri in Brasile. Quanti sono stati esattamente gli incontri che lei ha avuto con Buscetta in Brasile? Tre. Perché quegli incontri? Cosa voleva Badalamenti da lei o lei da Badalamenti? Beh, io il primo incontro era Badalamenti che voleva qualcosa da me, in quanto riteneva che sarebbe stato utile che io fossi tornato in Sicilia e che insieme avremmo affrontato i corleonesi. Ma io strategicamente non ritenevo valido lo schema di Badalamenti, perché sapevo che non avremmo ottenuto niente tranne che far ammazzare più familiari dai corleonesi. Uno degli argomenti che Buscetta attribuisce a lei, dice: dalla Chiesa sarebbe stato ucciso in Sicilia non perché avesse fatto danneggiato la mafia, ma perché era detentore di segreti pericolosissimi per qualcheduno rispetto al caso Moro. Questo è più o meno nel succo ciò che Buscetta ha testimoniato ai giudici italiani. Lei ha memoria di questa chiacchierata? La conferma, la nega? Può dirmi qualcosa? No, non è che la nego, non c'è stata. Gliela spiego io, anche se sono stato interrogato in merito, non lo so se ancora c'è il procedimento in corso o no, ma non sono più venuti. Eravamo in un albergo di Belém, nel Brasile, sì. E Buscetta mi ha fatto dire, della persona che è venuto a prelevarmi nell'aeroporto, di far finta di non conoscerci perché lui aveva documenti peruviani, io italiano, che cosa facciamo insieme nell'albergo, tutti e due ricercati. Era meglio che ci saremmo incontrati fuori nel ristorante, così faceva. Quando è apparito alla televisione della Chiesa morto, lui era seduto distante da me, nessun commento, solo c'è stato sguardo tra lui e me, basta così, nessuna parola, perché lui ha espresso il desiderio di dentro quell'albergo non scambiare parole. E manco un seguito, lei ricorda aver mai chiacchierato di questo argomento? No. Sì, forse è vero, sì, forse è vero. Che dentro l'albergo, per non farci vedere un italiano, io ero, mi sembra, peruano in quell'epoca, parlassero in italiano tutte e due. E quindi evitavamo, sì, è vero, evitavamo di parlare. Ma non può dire non abbiamo parlato, non abbiamo commentato la morte del generale della Chiesa, uomo tanto famoso per me e per lui. Mi sembra un'assurdità da parte del Badalamenti. Ma poi guardi, io non vorrei fare polemica con Badalamenti. Lui è un uomo condannato, non mi va. Ma posso dire solo una cosa per richiamare la sua attenzione.
siamo abituati dalla nascita a negare anche l'evidenza più ovvia quando si resta mafiosi. E banalmente tutt'oggi è mafioso. Il discorso Pecorelli. Mino Pecorelli, il giornalista dell'agenzia OP ucciso, è un omicidio ancora irrisolto, sarebbe stato ucciso perché titolare di segreti che riguardavano sempre la vicenda Moro, che avrebbero potuto mettere in grande imbarazzo l'allora Presidente del Consiglio Andreotti. Questa è la versione che dà sempre Buscetta. Di questa chiacchierata c'è stata, si è parlato di Pecorelli, ricorda qualcosa, non c'è stata? Ma io prima che fosse interrogato, perlomeno interrogato, tentata interrogatorio, i giudici sono venuti senza avvisare il mio avvocato, senza il mio avvocato, non sapeva nemmeno che esistesse sto Pecorelli. Ma comunque mi faccia la cortesia, questo lei sa che c'è un procedimento in corso. Comunque lei nega di aver chiacchierato di Pecorelli, cioè non c'è stata questa chiacchierata? Non vorrei parlare di questa cosa, per favore, perché lei sa che c'è un procedimento in corso. Posso solo dirle che ho fatto già delle dichiarazioni, non so se queste dichiarazioni sono state rese a confronto con le dichiarazioni di Badalamente, però è certo che Badalamente a me me ne parlò, malgrado lui non neghi di avermene parlato, se lo nega. Signor Buscetta, forse un chiarimento tecnico può darci. Nell'ambito della mafia, se uno dovesse sollecitare un omicidio, lo sollecita in maniera aperta, come dire, Buscetta, Tommaso, mi devi far fuori, devi togliermi d'attorno quello, o avviene in maniera, come può avvenire, in maniera molto indiretta, in maniera molto sottintesa? Beh, è semplicissimo. Se la mentalità mafiosa è, anzitutto, che ricevendo un favore si rimane grato, gravissimo, gratissimo, e qualsiasi desiderio dell'altra persona diventa un ordine. Se una persona non mafiosa c'è, vuole un favore, può anche semplicemente dire: il tizio mi sta disturbando la mia carriera. Ha fatto la sentenza a morte di quel tizio. Una terza domanda rispetto a quegli incontri. Oh, lei fa tutte le domande che vuole, sono le altre risposte che... Altro argomento che Buscetta attribuisce a lei, un incontro a Roma all'inizio degli anni 70 tra Nino Salvo, uno dei cugini Salvo, probabilmente Nino, lei, uno dei cugini Salvo, e Filippo Rini, suo cognato, a Roma, nello studio privato di Andreotti, per ringraziarlo dell'interessamento che Andreotti avrebbe dimostrato rispetto al processo che vedeva condannato all'ergastolo Filippo Rini, suo cognato. Il processo poi fu annullato in Cassazione. Di questo non posso rispondere, mi dispiace, perché mi piacerebbe rispondere, perché c'è il procedimento in corso. Conosceva Nino Salvo. Era Nino? Non ho detto che era Nino. No. Ho detto conosceva... Ah, conosceva lei Nino Salvo. Nino Salvo. Scusi, non ho capito. Io lo chiamo dottore Salvo, ma il nome era Nino, di questo dottore Salvo. Non so se abbia conosciuto altri Salvo, perché fate sempre un po' di confusione. Protagonizzate quando parlate di Salvo. Ma non posso, mi piacerebbe rispondere, mi dispiace, non posso perché c'è un procedimento in corso. Ma una risposta tipo: io non ho mai parlato di questo, ho parlato di questo, non credo che sia una cosa che inficia il processo, lei ritiene. Fa parte della procedura. Se io dico che non ho parlato di questo, i giudici non vengono più. Ecco, questo è un aspetto così importante. Il signor Badalamente ha negato questo fatto? No, non ha negato. Ha detto: non voglio parlarne, materia processuale.
Ma questa è una cosa ben distinta. Per un linguaggio mafioso è una cosa ben distinta. Sarebbe stato molto ovvio per lui dire a lei: Muschietta sta mentendo. Lui ha detto a lei: Muschietta sta mentendo? No, non c'è nessun attacco diretto nei suoi confronti. E allora oserei dire che lui invece ha ammesso di aver parlato con me. Signor Badalamenti, lo sa che sempre nell'ambito dell'incontro che, a detta di Muschietta, lei avrebbe avuto con Andreotti per ringraziarlo dei favori ottenuti nel corso di un processo, lui avrebbe detto: uomini come lei, rivolto a lei Gaetano Badalamenti, ce ne vorrebbe uno a ogni angolo di strada in Italia a garantire l'ordine, l'ha letta questa frase, ha saputo di che sarebbe stato detto quello? Sì, l'ho letta questa frase, ma io non conosco ben la mentalità di Andreotti, ma forse voleva dire un peccato, uno a ogni angolo di strada, un peccato. Lei ritiene di non poter entrare nei dettagli del racconto di Badalamenti su Giulio Andreotti? Io ritengo che, non lo so se i giudici mi consentono una cosa simile. Posso solo dire qualche cosa che ho detto già nei verbali, che sono alla conoscenza di tutti e tutti hanno potuto leggere, ma altre cose non posso dire. Può aiutarci, signor Badalamenti, a ripercorrere alcuni protagonisti, personaggi del passato che forse lei ha incontrato, ha conosciuto, ad esempio Stefano Bontade, l'ha conosciuto, ce ne può parlare? Sì, l'ho conosciuto. Che personaggio era Bontade? Per me era una persona squisita. Sono stato interrogato e c'entrava la droga con Stefano Bontade. Sarebbe una grossa delusione se io veramente verrei a sapere che lui abbia avuto a che fare con la droga. Ma Marino Mannoia pare che l'accusa di questo anche. Ma mi pare che le accuse di Marino Mannoia sono larghissime. Un altro nome importante in un certo contesto, Michele Greco, lei l'ha conosciuto? No. Non l'ho mai incontrato personalmente Greco. E Liggio? Luciano Liggio? Altro personaggio importante. L'ho conosciuto. Cos'è stato? Compare di battesimo di suo figlio? Io non c'era quando lui ha battezzato mio figlio. Ah, era fuori. Quindi conosceva bene Liggio? Pare che il battesimo sia stato un'emergenza che quando è nato mio figlio. È stato battezzato dal primo venuto, ma dopo è stato battezzato. E Totorina? Non lo conosco, l'ho visto nei giornali. È impossibile che Badalamenti dica che non conosca Arena. È impossibile. Ma io credo che lo faccia più che altro per snobbare. Non trovo in questo momento un'altra parola, Arena. Ma non che non lo conosce, assolutamente. Non credo che Badalamenti direbbe una cosa di questo genere. Verrebbe smentito da decine di persone. Signor Badalamenti, l'ultimo argomento ci porta a un tema abbastanza importante, se lei ha voglia di chiacchierarne un attimo, il problema del rapporto con la politica. Ecco, ci può dire il suo rapporto con la politica, sul piano personale? Ma credo che lei non troverà mai un mio minimo rapporto con la politica. Nessuno, mai, perché non l'ho mai fatto. È una cosa che è più grossa di me, non mi sono mai interessato di politica, ma che ne capisco io di politica? Più gli interessi aumentano e più si ha bisogno dei politici. Può esistere la mafia senza copertura dei politici, signor Muschietta? La mafia è esistita da sempre, quella che so io, è esistita sempre. E i politici sono stati il condimento della mafia, perché senza i politici difficilmente avrebbero potuto succedere
tutte le cose che sono successe nella nostra terra, nella mia terra. I politici sono stati sempre d'accordo, alcuni politici sono stati sempre d'accordo con i mafiosi. Lei ha conosciuto qualcuno dei cugini Salvo? Gliel'ho detto, quello che... Nino. Nino. E lei conosceva il deputato democristiano Barbaccia, Franco Barbaccia, che è anche un professore, mi pare. È un medico. Sì, lo conoscevo. E Salvo Lima? Non l'ho mai conosciuto. Non ho mai incontrato Lima? No. E lei non potrà mai dirmi il contrario. Per carità. No, no, anche se lei lo vuole, perché è il suo lavoro, e non mi offenderei. No, 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 non ho elementi per dirlo. Anzi, mi farebbe cosa gradita se torna e mi dice: tu mi hai detto una bugia. Può darsi che non ho risposto a qualche cosa, ma quello che ho detto non è bugia. Non sono bugie. Lui dice: io non ho la doppia faccia e io posso non dire, ma non dico una bugia. E lui non ha detto per non dire una bugia. Un'ulteriore domanda, anche se immagino già la risposta, è la successione degli uomini politici il cui contatto le viene attribuito. E Giulio Andreotti l'ha mai incontrato personalmente? La televisione l'ho visto. Andreotti. Da Badalamenti non abbiamo avuto risposta, né sì né no. Su Andreotti mi rifiuto di parlare perché c'è un processo aperto. No, non può avere dato questa risposta, no? Lo dice lei, io ci credo, ma non può avere dato. Un processo aperto che significa? Chiedo il suo aiuto per capirlo. Cioè, siccome lui non può continuare a mentire sul fatto Andreotti, lui cerca di evadere la domanda e la vada usando come argomento i giudici, o a meno che non abbia in testa qualche gioco molto superiore, che forse in altre sedi io spiegherò meglio. Signor Badalamenti, grazie. Grazie a lei. Grazie. Auguri, buon viaggio. Grazie. Mi saluta l'Italia. E se vede la Sicilia... Ah, la vedrò presto. È bellissima. E vedrò anche il suo paesino, cercherò di andare. Peccato che io non ci possa tornare. Ma ecco, una cosa che non ho chiesto allora. In alternativa, se il destino fosse il carcere, mi scusi questa brutale domanda, lei lo preferirebbe trascorrere in Italia o in America? Sicuramente in Italia. Auguri. Se lei vuole che io rispondo a questa domanda, ho da dire una cosa che... Ah, ok. Io sono stato 40 mesi tenuto a Merian. Merian è una specie di prigione di punizione, durissima, mi hanno descritto, no? Ma no, dura. Credo che più dura di così. Ma credo che tutto questo, se lei vuole la mia opinione, credo che tutto questo, non so perché davo questa impressione di io sapere tante cose che avrebbe potuto dire. E hanno fatto questo per vedere se io avessi detto queste cose che io non so. Un'ultima domanda, signor Buscetta. Passò una vita attraversata da lutti, da sofferenze, un passato di mafioso, la scelta di collaborare con la giustizia, morti in famiglia. Comunque lei è stato un mafioso di rilievo. Perché noi cittadini dovremmo credere a lei, alle accuse che lei rivolge nei confronti di personaggi di grande rilievo della politica italiana, e non credere ad Andreotti, che è stato per 40 anni un leader pubblico, presidente del Consiglio, eccetera? Io... È una domanda veramente brutale, mi lascia molto in difficoltà, ma semplicemente vorrei dire, io non ho mai pensato
di poter reggere questo paragone che lei mi pone adesso. Io ho raccontato la mia vita, io ho raccontato le cose che avevo sentito, che avevo saputo. Io spero di avere da parte di chi mi ascolta la comprensione di dire che non ho emesso sentenze di reità contro nessuno. Le sentenze le ho ricevute io, con la perdita di alcuni miei cari. Prima dei giudici ci sono state altre sentenze che mi hanno fatto piangere. Le sentenze quindi, della mafia? Le sentenze della mafia sono state, sì. Devo dirle che quando si parla con un giudice, così come ho fatto io, si parla senza remore. Si deve dire quello che si sa. Poi saranno i giudici che stabiliranno se si sono raggiunte le prove o non si sono raggiunte le prove di quello che ho detto. Se i giudici troveranno, condanneranno. Se i giudici non troveranno, non è per calunniare. Molte cose non ho detto e non dirò mai, proprio perché io so che sono privi di qualsiasi suffragio di prova. Ricordo, io ero con la signora Metasalma, andavamo alla Darsena perché Beppe doveva lasciare il motoscafo, quindi noi siamo andati con la macchina a prenderlo. Nel momento in cui siamo tornati indietro dalla macchina alla Darsena, abbiamo sentito gli spari e poi io mi ricordo... C'era una terza persona con noi, Arturo, e ricordo che Arturo mi chiamò, mi disse levati dalla strada. Ho visto un uomo passare la mia traiettoria visiva, aveva una pistola. E teneva questa pistola, questa rivoltella, la teneva in quale mano? Dunque, è passato nel mio campo visivo, quindi la mano non poteva essere della sinistra. Va bene, lei conferma le dichiarazioni che ha già reso alla polizia e nel corso dell'istruttoria? Sì, certo. Le ricorda? Gliele rileggiamo. In data 26, ultimo corrente mese, unitamente al mio fidanzato a nome Gerlando Montana, siamo giunti a Palermo e precisamente a Mogervino, ospiti del fratello del mio fidanzato Giuseppe Montana. Mentre mi trovavo a mare dalle 17 alle 19, in orario che non ricordo, ho visto sopraggiungere un motoscafo di colore bianco che è entrato nella baietta del villaggio e dopo aver fatto una semicurva si allontanava. Verso le 20:30 io ed Assi a bordo di una Fiat 1 ci siamo recati a Porticello a prelevare Beppe. Mentre ero sulla banchina e Beppe stava ormeggiando lo scafo, ho visto passare nelle sue vicinanze uno scafo che verosimilmente mi è sembrato lo stesso di quello che avevo notato dalle 17 alle 19, ma questa volta con una sola persona a bordo. Nella circostanza il pilota del citato scafo pronunciava il nome Peppino Peppino, volgendo lo sguardo verso il capannone. Non so precisare comunque se tale nome sia stato pronunciato per attirare l'attenzione di Beppe. Preciso che quando ho raggiunto il posto dove è stato ucciso Beppe, del grosso scafo non vi era nessuna traccia. Non riesco a riconoscere nella foto che mi mostrate, che mi dite essere quella di Spadaro Francesco, la persona che ho visto la domenica mattina, giorno 28 luglio, girarsi a bordo di un grosso motoscafo bianco intorno alla baia di Porticello. Non posso nemmeno escludere che non sia la stessa persona. Poi ad un tratto ho sentito dei colpi, dei botti, che poi ho capito essere degli spari, ma nel momento non avevo capito perché ero... Siamo rimasti tutti così frastornati quasi, perché niente, ricordo delle voci che dicevano cae, non lo so, confusione. E poi sono andato insieme con Vittoria, quasi per mano, credo che ci siamo trascinati l'uno con l'altro, siamo
siamo messi dietro una barca, dietro una macchina, dietro qualche cosa, adesso non ricordo bene dove. Così poi dopo un poco sono uscito fuori, sono andato incontro, andando verso il capannone e lì ho trovato Assia sul cadavere di Beppe Montana. Lei ha detto così a proposito... A proposito di questo famoso motoscafo. Frattanto, mentre io e Beppe Montana continuavamo a scaricare il motoscafo, sopraggiunse sul posto un altro grosso motoscafo, il cui conducente entrò in modo troppo veloce all'interno del porticciolo, tanto che Beppe si lamentò del fatto e chiese al Peppuccio, persona alla quale si era rivolta per la riparazione dell'impianto elettrico, di chi si trattasse. Il Peppuccio rispose che non lo sapeva, ma dalla sua espressione ebbe il sospetto che lo sapeva perfettamente, ma non volesse dirlo. Queste sono sue dichiarazioni. Sì, dico, questo è per me. Va bene, e allora lei si può accomodare. E ovviamente anche lei... Circa le modalità dell'attentato... in cui hanno perso la vita mio marito e Roberto Antiochia, posso dire quanto segue. Quella mattina, uscendo da casa, mio marito mi aveva detto che non sarebbe rincasato come spesso gli accadeva, specie negli ultimi tempi. Se non che intorno alle ore 15, minuto più, minuto meno, mi telefonò che era in procinto di lasciare l'ufficio per venire a casa. Come ero solito a fare da quando ci eravamo trasferiti nell'abitazione di via Croce Rossa 81, mi affacciai dopo qualche minuto al balcone insieme con mia figlia Elvira, per constatare se vi era qualcosa di sospetto. Era un'abitudine sollecitata dallo stesso mio marito, il quale mi aveva detto che se avessi notato qualcosa di strano avrei dovuto avvertire immediatamente il 113, che avrebbe curato di avvertirlo in autovettura durante il tragitto. Dopo non più di 10 minuti circa dalla telefonata, vidi entrare attraverso il cancello nel vialetto interno l'alfetta blindata bianca di mio marito. Nostra figlia, avendo riconosciuto il padre, lo chiamò dal balcone dove si trovava insieme a me. Ninni, alzati gli occhi, fece un cenno di saluto. A quel punto, mentre mi ero già girata per rientrare e andare incontro a mio marito, sentì un violentissimo boato, tanto che immediatamente pensai che fosse stata fatta saltare in aria l'autovettura di mio marito. In quel mentre proseguivano violentissimi gli scoppi e potevo notare che la macchina era ancora intatta al suo posto e che mio marito percorreva precipitosamente il breve tratto che lo separava dall'ingresso dello stabile. Pressoché contemporaneamente vidi l'agente Mondo, che solitamente guidava l'autovettura blindata assegnata a mio marito. Mondo ebbe la prontezza di spirito di gridarmi, forse perché sentì la mia urla, di rientrare subito, perché li avevo davanti. Mi buttai allora immediatamente a terra e Carponi telefonò immediatamente al 113 dopo aver posto al riparo mia figlia. Lungo le scale, quando già ero arrivato diversi piani sotto, incontrai Mondo che saliva di corsa e dall'aspetto del suo viso mi resi immediatamente conto che era accaduto l'irreparabile. Proseguì nella mia discesa e al primo piano incontrai un coinquilino, certo Musso, al quale affilai la bambina. Sulla prima rampa della scala vidi il corpo ormai a sangue di mio marito, notai anche pressoché davanti al portone dell'ingresso e dal lato interno il corpo anch'esso senza vita di Roberto Antiochia. Sono certissima che l'agente Mondo non sia in alcun modo coinvolto nell'omicidio di mio marito. Egli era l'unica persona di cui mio marito si fidasse, senza riserve, e gli era legato da grandissimo affetto. Circa l'atmosfera in cui vivevamo, posso dire che certamente non era delle più allegre, perché la rischiosità del lavoro svolto da mio marito si faceva pesantemente sentire. Ma la situazione si appesantì ulteriormente dopo che Ninni rese le note di dichiarazione alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel procedimento penale contro Michele Greco ed altri per l'omicidio di Rocco Chinnici. Ricordo che quando ancora egli non era tornato da Caltanissetta ricevette una pesante telefonata di minaccia in cui l'interlocutore, dopo avermi chiesto se in famiglia eravamo in 5, soggiunse che ci avrebbero ammazzato ad uno a uno come cani. Mio marito, che non era solito dare peso ad altre telefonate, questa volta si impensierì. Come effetto di tali minacce gli fu assegnata finalmente un'autovettura blindata. Mio marito mi riferiva amareggiato che il commento dei suoi colleghi su tale vicenda
era che egli si era praticamente inventato tutto e che mi aveva costretto a presentare la denuncia per ottenere l'autovettura blindata. Non ritengo di essere in grado di fornire ulteriori elementi di rilievo che possano servire ai fini della individuazione degli autori di mio marito, dell'omicidio di mio marito. È certo però che a far tempo dalla deposizione da lui resa alle corte d'assise di Caltanissetta, mio marito più volte ebbe a commentare con amarezza lo stato di progressivo isolamento in cui era stato relegato, che lo poneva in situazione di estremo pericolo. E devo dire e ribadire che dopo l'uccisione del commissario Montana e quella di Salvatore Marino in questura, nonostante che l'atmosfera fosse irrespirabile e la sensazione di pericolo fosse quasi un fatto fisico, mio marito è rimasto l'unico a fronteggiare una situazione gravissima. Circa i rapporti tra mio marito e il dottor Montana, posso dire che erano ottimi e che quest'ultimo era molto lieto di lavorare con Ninni. A dimostrazione del fatto che vi era una radicale differenza di vedute tra mio marito e gli altri funzionari circa il metodo di gestire le indagini, ricordo che mio marito spesso mi diceva con vivo disappunto che essendo stata disposta una irruzione in un ricevimento nuziale tenuto all'hotel Costa Verde di Cefalù per ordine del dottor Dantone, allora dirigente della squadra mobile di Palermo, la polizia non era entrata se non quando i partecipanti alla festa lo avevano consentito, rimanendo a lungo fuori dalla porta d'ingresso ad attendere. E ciò poteva consentire a chiunque di allontanarsi indisturbato. E allora lei conferma tutte queste dichiarazioni. E lei sa o ricorda cosa suo marito in particolare disse del coinvolgimento dei Salvo nel processo Chinnici? Il problema, diciamo, risale al dottore Chinnici, che gli aveva parlato appunto quantomeno di un immediato arresto dei due fratelli. E questo discorso fu, dei due cugini. Questo discorso fu ripreso da mio marito nell'aula di Caltanissetta. Venne fuori qual era, insomma, il ruolo dei Salvo nel panorama siciliano. Non so, il problema del ruolo dei Salvo a proposito del giornale di Sicilia, che insomma era un giornale controllato da loro, e questo a quanto pare si era saputo da alcune intercettazioni telefoniche. Avevo sentito dire anche un discorso di un legame tra Andreotti e i Salvo a proposito di un diretto di Andreotti che a quanto pare avevano i Salvo, che non so se era venuto fuori da perquisizioni, da documenti trovati o da intercettazioni, o era, insomma, poteva anche essere una voce, non lo so, diciamo, mi parlo anche di queste cose. Il ruolo del giornale di Sicilia fu fondamentale anche in questa vicenda, che ovviamente si schierò dalla parte dei Salvo, esponendo ancora una volta mio marito e additandolo come unico persecutore. I Salvo in quel periodo fecero addirittura un esposto che venne accettato e considerato alla Procura della Repubblica proprio nei confronti di mio marito, dicendo che il dottore Cassarà andava avanti con preconcetti, idee tutte sue, che non erano avallate da niente, che erano frutto, diciamo, di un senso di persecuzione o addirittura di invenzione e fantasia. A Caltanissetta, diciamo, successe anche, si pose il problema delle testimonianze degli altri che erano a conoscenza di questa intenzione di Chinnici di emettere il mandato di cattura nei confronti dei Salvo. Ma a parte Paolo Borsellino e il capitano Pellegrini, nessun altro confermò quello che diceva mio marito. Addirittura il dottore Dantone, che era il dirigente della squadra mobile di Palermo, non confermò quello che aveva detto mio marito. Ne risultano altri motivi particolari di disaccordo con il suo diretto dirigente della squadra mobile? Ebbe a dirmi: io non capisco, dopo mesi e mesi di lavoro, com'è che tutte le operazioni falliscono. Un'altra volta, a proposito di un'indagine che voleva portare avanti, non ricordo quale però, ebbe a dirmi sempre che aspettava che il dottore Dantone si mettesse in ferie.
anche perché, diciamo, il dottore D'Antone per mio marito era uomo del dottore Contrada e quindi persona di cui non si fidava assolutamente. Non so, a proposito anche della nomina poi a dirigente della squadra mobile, fu nominato il dottore Pellegrino, su cui io personalmente credo nemmeno mio marito avesse nulla da dire, ma diciamo che aveva merito o titolo a occupare quel posto soltanto per un fatto di età e basta, perché insomma era stato soltanto mio marito a occuparsi della questione mafia. Lo stesso fatto Marino, diciamo, al quale era arrivato proprio lui, la sera in cui poi Marino, o non so se sera o pomeriggio, in cui Marino poi si presentò in questura, non fu affidato a mio marito, che diciamo era, doveva essere il naturale, non so come dire, destinatario di questo interrogatorio, ma a lui furono affidati gli interrogatori della famiglia degli Orlando e non quello di Marino. Va bene, per il momento non abbiamo altre domande da porre. Difesa di parte civile Cassarà. Presidente, può chiedere alla signora se ricorda che fu il marito a provvedere direttamente all'esecuzione dei mandati di cattura disposti dal giudice istruttore Falcone nei confronti dei cugini Nino e Ignazio Salvo? In che anno fu, se lo ricorda? Penso nell'84. È novembre 84. Ma diciamo, per mio marito non rappresentava una novità, nel senso, cioè, questo aveva già intuito parecchi, non dico moltissimi anni prima, ma quantomeno un 2-3 anni prima, quale potesse essere il ruolo dei Salvo, tant'è dico che testimoniò a Caltanissetta rischiando, sì, in prima persona. E evidentemente poi, tra l'altro, lui all'inizio, cioè quando arrivò a Palermo, ebbe contatti con Ignazio Lopresti, che era marito di una cugina dei Salvo, e Ignazio Lopresti, diciamo, a quanto pare parlò molto con lui, poi insomma credo che sia sparito, ecco, appunto, e quindi anche da lui Ninni aveva appreso parecchio, diciamo, di quello che poteva essere il ruolo dei Salvo, eccetera, prescindendo dal pentimento di Buscetta che avvenne nell'84, ma che per quanto riguarda proprio i Salvo fu semplicemente una conferma. Mi riporto alla sera dell'uccisione del dottor Montana, il 28 luglio del 1985. Se quella sera la signora e il dottor Cassarà erano pure invitati a cena, sì, dal dottor Montana. Sì, noi la sera dell'omicidio del dottore Montana eravamo ospiti, saremmo dovuti essere ospiti suoi per una gita in bar e per cenare insieme. E questo era un fatto noto a tutti, diciamo, nel senso, nell'ambiente anche della questura, perché Beppe proprio aveva invitato pubblicamente dicendo: vieni, dai, passiamo la domenica insieme, eccetera. Io il sabato ricevo una telefonata da parte di mio zio che abita a Messina, in cui appunto mi diceva che sarebbe arrivato la domenica mattina, per cui dissi a mio marito: guarda, non credo sia il caso, anche perché appunto, ma in ogni caso saremmo dovuti essere lì. Ci può dire la signora i tempi, nel suo ricordo, trascorsi tra la telefonata il 6 agosto effettuata da suo marito per il ritorno a casa e il materiale arrivo di suo marito nel cancello d'ingresso della villa, sforzando il suo ricordo, ecco? Non più di un quarto d'ora, 20 minuti. E a proposito anche di questa telefonata, diciamo, c'è da sottolineare il fatto che mio marito normalmente non aveva orari routinari, ma dall'omicidio del dottore Montana assolutamente. E io l'ho visto semplicemente due volte, e una di queste volte è stato proprio in occasione dei funerali del dottore Montana, ai quali io partecipai ovviamente per rendere omaggio al dottore stesso, ma anche per incontrare mio marito, che non vedevo da tempo. Quindi
diciamo, ci sarà stato senza dubbio un qualcuno che avrà detto del rientro a casa di mio marito, non dell'uscita dal portone della squadra mobile, il che avveniva normalmente perché si recava in mille posti e quindi, diciamo, il fatto che si vedesse uscire la macchina dal portone della squadra mobile non significava che stesse venendo a casa. Certamente. Perché non sarebbe dovuto assolutamente rientrare, cioè come non aveva fatto, era ritornato soltanto una sera tardissimo e un'altra sera che appunto mi aveva detto che sarebbe rientrato, non era rientrato, e poi mi aveva telefonato da casa del dottore Falcone di mattina alle 5 dicendomi sono qua da Giovane. Io dissi ma scusami, almeno avvertimi che non rientri. Dice ma sai, ecco, insomma, mi fece capire che proprio non voleva dirlo. E poi un'altra volta era rientrato a mezzogiorno per una doccia e basta. Nessun'altra domanda, Presidente. Va bene. Altre domande, no? Nessuna. Signora, può accomodare. Sì. Le indagini da lei compiute per quanto riguarda l'omicidio Montana. Dunque, per quanto riguarda l'omicidio Montana, mi incaricai di accertare quali erano i proprietari delle autovetture Peugeot 205 Lacoste, che erano state segnalate, una di queste autovetture, come appartenente al gruppo che aveva ucciso il dottore Montana. E da lì tirammo fuori tutti i nominativi delle persone che erano in possesso di vettura di quel tipo. E per esclusione? E per esclusione, sentendoli, furono interrogati. Quasi tutti. Quindi per esclusione arrivammo al Marino. Per quanto riguarda invece l'omicidio, la strage di Viale Croce Rossa? Sì, quanto riguarda la strage di Viale Croce Rossa, dopo qualche giorno mi arrivò la telefonata di una persona quale mi disse che aveva visto una delle persone che era l'autore della strage. E mi disse comunque che non voleva testimoniare, che non voleva essere riconosciuto. Mi fece pervenire, lasciandola dal piantone, una busta con un ritratto, un disegno, uno schizzo dell'effigie della persona che lui aveva visto, e controllando poi attraverso anche i miei sottufficiali sulle foto segnaletiche, notammo una grossa rassomiglianza tra questa effigie, questo disegno che era stato mandato, e la fotografia di Lucchese. Ho capito, va bene, colonnello, può andare, grazie. Grazie. Mi faccio entrare la prima delle sorelle Orlando. Si accomodi. Lei ricorda dove era, cosa faceva quando venne ucciso il dottor Montana? Quello che posso dire io, che io non c'ero là, era a casa. Siamo saliti per preparare la cena perché già era buio. Quando ad un tratto mi è arrivata una telefonata, ci è successo qualcosa in cantiere. Quella domenica, lei era stata al cantiere? Di mattina sì. E di pomeriggio? Quando è successo il fatto non c'ero. Non c'era? No. E prima? Sono salita a casa con le altre mie sorelle per... prima c'era stata nel pomeriggio? Nel pomeriggio sì. Sino a che ora? Sino alle 8, ma da quando? Cosa? Da che ora a che ora era stata nel cantiere nel pomeriggio? Cioè di mattina, da mattina, poi sono andata a mangiare e poi di pomeriggio così, perché io non lavoro in cantiere. Va bene, ci vado così. Si ricorda verso che ora è andata al cantiere? Di pomeriggio? E verso le 3:30 così. Verso le 3:30. Nel pomeriggio di questa domenica, lei ha incontrato persone al cantiere? Si è fermata a chiacchierare? Qualcuno si è fermato a chiacchierare con lei? Ecco, quello che posso dire io ero dentro la macchina. Tutto il pomeriggio dentro la macchina è stato? No. E uno. Allora? In quel pomeriggio, quello che ricordo io, ero dentro la macchina e si avvicinò un ragazzo e mi ha chiesto, che non so il nome io, perché poi questo nome l'abbiamo saputo in questura, come si chiamava, che noi non lo sapevo. Sì. Dice, scusi, me la dai un po' d'acqua? Avevo una bottiglia dell'acqua. Qua, prendete l'acqua e basta. Questo è... E chi era questo ragazzo? Quando siamo andati in questura, mi hanno spiegato che si chiamava Salvatore Marino, questo ragazzo. Salvatore Marino.
E questo ragazzo, lei lo aveva visto soltanto quella domenica? Non era venuto altre volte? Può anche darsi che l'ho visto questa domenica, ma questo non lo posso ricordare perché là va e viene gente. Questo ragazzo non cercava di corteggiare lei o sua sorella? No, completamente. Neanche sapevamo come si chiamava, le hanno detto in questura come si chiamava. Lei al cantiere ha conosciuto un marino Mannoia? Completamente. Agostino, no, non lo so. Che aveva un motoscafo in quel cantiere? Questo io non è che abito, sto nel cantiere, ci vado così, una volta ogni tanto. Queste sono le sue dichiarazioni del 1° agosto. Del 1985. Speriamo che sono giuste quelle che hanno scritto. A me sembra che lei abbia una tendenza a mentire notevolissima. No, no, completamente. Anzi, gli dirò al contrario. E guardi che mentire dinanzi alla Corte d'Assise è un fatto oltre che disdicevole, anche pericoloso. Quindi raccolga le sue idee e veda di dirci la verità. Ascolti quello che le dico. Domenica scorsa, 28 luglio, intorno alle ore 18, unitamente a mio padre a bordo della sua auto Fiat Ritmo di colore blu e a mia madre, mi sono recata presso il cantiere dove i miei genitori e i miei fratelli Francesco e Giuseppe gestiscono una rimessa per natanti. Ivi incontravo un mio amico a nome Maurizio Costanzo, di anni 17. Sì, sì, questo è bene. E con lo stesso mi sono messa a parlare del più e del meno. Intanto le mie sorelle si sono messe a confabulare con un ragazzo che, apprendo da voi, rispondere al nome di Marino Salvatore. Quest'ultimo da me incontrato in altre occasioni al cantiere dei miei genitori. Ricorda di aver dichiarato questo? Sì. Lo conferma? La polizia, gli agenti di polizia l'hanno trascritto giusto quello che lei ha detto? Successivamente... Più o meno. Come? Giusto. Lei, prima che di questa domenica, aveva conosciuto il dottore Montana? Sì. Sapeva che aveva una barca lì? Sapeva che aveva una barca da noi. C'era pure una certa amicizia, perché lui è sempre uno che scherzava, sempre, anche con Roberto Antiochia. Cioè, lei ha conosciuto il... Sì, lo conoscevamo. Mia madre, per esempio, andava come un figlio. Dunque, mi trovavo nel cantiere di mio padre perché l'aiutavo nel periodo estivo. Conoscevo il signor Montana da tempo pure. Niente, ricordo che ho visto un ragazzo e che ne ho parlato pure tanto tempo fa, in questura, Salvatore Marino. Poi della persona vestita in nero. Questo Salvatore Marino, lei quando l'ho conosciuto proprio quel giorno. Non l'aveva visto prima, nelle altre domeniche, negli altri giorni? No, era proprio quel giorno per caso che l'ho conosciuto. Qualcuno ha riferito che questo Marino Salvatore avesse già frequentato... No, assolutamente. Non altre frequentato... volte il cantiere, anzi addirittura avesse corteggiato una di voi. No, assolutamente. Noi l'abbiamo visto solo quel giorno, eravamo io e Agnese, quella che è entrata poco fa. L'abbiamo visto solo quel giorno e poi l'abbiamo rivista in questura, che addirittura non conoscevamo il nome. Ci hanno chiesto appunto se conoscevamo Salvatore Marino e noi non sapevamo il suo nome. E ce l'hanno fatto vedere per vedere se... Lei ha conosciuto mai Spadaro Francesco, inteso Francolino? No, non conosco. Non ha mai visto una barca di costui nel cantiere? Ma veramente da noi ce ne sono tante, non è che conosco tutti i clienti, i nomi di tutti i clienti. Va bene, e allora lei ha dichiarato così. Intorno alle 15 mi sono soffermata a parlare con un ragazzo di nome Maurizio di Palermo, di cui sconosco il cognome. No, assolutamente, io non ho dichiarato questo. Ricordo benissimo di aver dichiarato che ho visto Salvatore Marino, non so chi sia questo Maurizio. Quindi lei non ha dichiarato questo? No, Maurizio, non so neanche chi sia, di chi stia parlando. E
Dunque, Maurizio, in merito al predetto ragazzo, so solamente che il padre fa il rappresentante di mobili. È uno dei clienti di mio padre, in quanto tiene il motoscafo ricoverato presso il cantiere, cioè in custodia. Può darsi, adesso sì, può darsi. Conosco un certo Maurizio che... Verso le ore 17, sempre di domenica 28 luglio, è arrivato al cantiere Marino Salvatore, che io non conoscevo prima, anche se non posso precisare se qualche volta l'ho visto casualmente. Marino Salvatore, dal momento in cui è arrivato, si è intrattenuto con me e mia sorella Maria Grazia a parlare del più e del meno, fino alle ore 19. Verso le 20:45, mentre mi trovavo al bar Amato, una mia amica di nome Antonella, di cui non so altro, anzi rettifico, non è lei che si chiama Antonella. Comunque questa ragazza mi ha detto che lei e i suoi genitori avevano sentito degli spari provenire dal cantiere di mio padre. Non ho detto lei e i suoi genitori, assolutamente. Come? Io non ho detto lei e i suoi genitori. E chi non ha detto? C'erano i suoi genitori, ho detto solo la ragazza. La ragazza. Mi sono recata immediatamente al cantiere dove ho preso da mio padre che avevano ucciso il commissario Montana. E allora tutte queste cose le conferma? Sì, però ci sono cose scritte che... Non lo so da dove vengono. Ci sono cose scritte? È che non lo so da dove vengono. Cioè, quale sarebbero queste cose scritte? Ci sono certe cose che non ricordo di aver detto. Comunque, lei esclude che queste cose siano avvenute? Esclude di aver... Non lo so, io posso dire solo che allora avevo 14 anni, mi interrogavano e chi lo sa che cosa ho detto e che cosa hanno scritto. Non è che c'erano i miei genitori accanto, c'era certo. Qualcuno... Comunque penso che gli agenti di polizia o i funzionari che le interrogavano non conoscessero questo Maurizio, figlio di un cliente di suo padre. Quindi... Credo di no. Quindi non penso che se la sia inventata, l'avrà detto lei. Sì, tanto molto è un fatto talmente e assolutamente inconcludente circa la nostra. Va bene, può andare. Lei è a conoscenza di elementi che possono essere utili a questa Corte per quanto riguarda questi due episodi di omicidi? Io non posso che confermare quello che allora dichiarai, avendo avuto riferito da mio fratello i particolari di questi delitti, e che lui stesso fu uno dei componenti di quel comando. Cominciamo dall'omicidio del dottor Montana. Cosa le raccontò suo fratello Agostino? Mio fratello Agostino mi raccontò che lui stesso prese parte a quell'omicidio insieme a Pino Greco Scarpuzzetta, a Mario Prestifilippo, e a Lucchese Giuseppe, e come copertura vi era anche Marino Salvatore. Il Marino Salvatore aveva in primo tempo fatto accertamenti, appostamenti, anche perché aveva una relazione, così mi disse mio fratello, con una figlia di quel deposito di barche, di quel noleggio, e approfittava anche di questo per a volte poter notare il dottor Montana quando andava a depositare la barca o il motoscafo di sua pertinenza. Le disse Agostino da chi fu ordinato questo omicidio? Agostino mi disse che fu ordinato da Pino Greco Scarpuzzetta. Agostino le parlò dei motivi dell'uccisione del commissario Montana? Sì, io voglio fare una premessa, che in quel periodo c'era un grosso accanimento da parte delle forze dell'ordine, in particolar modo del dottor Cassarano e Montana, appunto nella ricerca ai latitanti. Ma la cosa che ha fatto traboccare il vaso a questa decisione è stata una fuga di notizia, se vera o falsa, io non sono in grado di stabilirla, che il dottor Cassarà e il dottor Montana avevano dato ordini ai loro uomini che in particolar modo per Pino Greco Scarpa, Lucchese e Prestifilippo
dovevano prima ammazzarle e poi arrestarle, anche se rientrava nella logica, nell'intelligenza di Cosa Nostra che poliziotti validissimi, che non sono avvicinabili, si devono eliminare, perché passeranno decenni fino a che possono essere sostituite dalla stessa validità e quindi dare fastidio a Cosa Nostra. Come si svolsero le fasi di questo omicidio, Agostino gliele ha raccontate? Lui mi disse che sono arrivati lui, il Lucchese, il Presti Filippo a commettere direttamente questo omicidio. Mi disse anche che il figlio del gestore del rimessaggio, che conosceva mio fratello, lo ha riconosciuto. E mio fratello temeva che una reazione, nel senso che questo potesse fare delle dichiarazioni in futuro. Comunque, a uccidere materialmente il dottor Montana è stato Lucchese, Mario Cristi Filippo e mio fratello, perché, se non ricordo male, a dire da mio fratello, il Pino Greco aveva un fucile e forse si è inciampato, comunque non andava bene. Andiamo a quello che è avvenuto dopo l'omicidio Montana. Dopo l'omicidio Montana si verifica in questura la morte del Marino, che aveva fatto, lei dice, da Paolo. Salvatore Marino. Di Salvatore Marino, che aveva fatto da Paolo. E il Marino era stato segnalato attraverso alcuni, gli ultimi numeri di targa, adesso non mi ricordo. Sì. Ma comunque mi ricordo che il Marino si presentò spontaneamente accompagnato dall'avvocato Castorino. Questo certamente... Non erano d'accordo Pino Greco a questa presentazione del Marino. Venne fuori dalla questura che il Marino era stato percosso brutalmente e il quale il Marino era morto a queste torture. Ma venne fuori la notizia, buttata fuori ad arte, che uno dei maggiori diciamo, responsabili di quella morte del Marino fosse il dottor Cassarà. Quello che scaturì la morte del dottor Cassarà è stata appunto l'eliminazione del Marino sotto le torture. Anche in questo delitto Cassarà partecipò mio fratello. Chi era presente fisicamente degli uomini d'onore al massacro del dottore Cassarà e dell'agente Antiochia? Ecco, quello che ricordo io è nel posto si trovava Pino Greco Scarpa, Mario Presti Filippo, Nino Madonia, Lucchese Salvatore, Lucchese Giuseppe, Giuseppe Giacomo Gambino, Ciccio Madonia, come uomo d'onore alle dirette dipendenze di Stefano Bontade. Io posso dire solo che omicidi di una certa rilevanza sociale necessariamente, per regola, devono essere deliberate dalla commissione. Ma il fatto che ci fossero ben tre personaggi, Madonia, Francesco, Gambino e Greco, quelli che ricordo che mio fratello Greco, mi disse, no scusi, Greco, erano già capi mandamento, avevano un rilievo notevole, sì, nell'ambito di Cosa Nostra. Queste tre persone parteciparono per la loro abilità tecnica nell'esecuzione di delitti di particolare rilievo o per dar rilievo alla esecuzione dell'omicidio Cassarà? No, era per dare rilievo, era un omicidio veramente importante per Cosa Nostra, perché era, il dottor Cassarà era un validissimo funzionario, un validissimo investigatore, era una persona...